Benvenuti alla nona parte. È la nona, Soul? Sì. Ok, alla nona parte di Elsword. Allora, per prima cosa leggo comunque la richiesta gente, della missione. Perché lui non mi presenta come al solito. E tu non hai bisogno di presentazioni. Facci l'abitudine, non accadrà mai. Non... C'era che un maleducato del cavolo. Non sono un maleducato. No. Penso che sapete presentarvi da soli ormai. No. Volete la manina? No, io ho bisogno del papparino che mi presenta, Papa Jack. Ok, questo è Soul e l'altro è Rumpel. Ecco. Vi basta come presentazione? Va bene. Ok. E ora hai fatto quello che ti avevo detto? Bene, ora è uno sguardo veramente pericoloso. Wow, siamo diventati dei serial killer. Possiedi addirittura un'aura di onestà. Serial killer onesti. Okay, ah, finito. Ok, vado a vedere se devo prendere un'altra missione. O se questa era l'ultima. Missione. Oh! Modulo di fondazione della gilda. Tipo un suono che era così. S-H-H-H-T. Dove? No, sul mio testo. Ah, ok. Shit! Ok, prendiamo anche questa. Che non farò mai, cioè... Non credo che fonderemo una gilda, a meno che non ne... sentiamo il bisogno. La via del cavaliere, licenza reale. Guarda, cosa... castello... Aspetta, cosa... castello di roba esperto, ok. Aspetta un secondo. Oh, e questa è l'ultima. Aspetta un secondo che prendo anche la mia di cosa, questa. Ok. Arriviamo all'ultima quest. Sì, questa qua è l'ultima quest. Se passi questa prova verrai dichiarato cavaliere della spada. In realtà, per diventare un cavaliere della spada ufficiale ti serve una licenza reale, ma da quando Lord Robo si è barricato nel castello per condurre strani esperimenti, è diventato impossibile ottenerla. Ma non puoi certo arrenderti così, giusto? Se qualcosa non funziona, allora si fa in modo che funzioni. Procurati una licenza presso i guardiani Robo che si trovano al castello. Io devo andare pure là. Tra di loro c'è sicuramente qualcuno che porta con sé una tale dichiarazione. Molti guardiani volevano diventare cavalieri della spada, ma siccome stanno con Lord Robo, tutto ciò non potrà andare in porto. Non c'è proprio nulla di cui dovresti sentirti in colpa. Sì, Sol, che c'è? C'è un tizio che si chiama Spartano 00 ed è su un pendio. Quindi potrebbe fare un desesparta a chiunque gli passa di fianco. Wow, dove? Aspetta qua, è sul ponte, guardalo. Sul ponte. Che lo faccio vedere poi. Eccolo qua. Ma dai, non c'è il buco. Poi te lo faccio vedere io il vero, questa è Sparta di questo gioco, eh. Lo puoi buttare in avanti. Comunque, taglio, facciamo questo dungeon e poi il cambio classe. Di spingermi al limite. Perfetto, abbiamo fatto le missioni, adesso è il momento di cambiare classe. Vedete che mi stanno usando gli stivali, spero che non abbia... Wow. Bene, proprio questa. Vedi questo sigillo? Se non è posto sopra, questo non conta come dichiarazione ufficiale. Bene, allora scrivi qui il tuo nome. Esatto, adesso anche tu sei un valoroso cavaliere della spada. Cosa? Ti senti a disagio? Dai, non ti preoccupare. A dire il vero, quel pezzo di carta non ti serve affatto. Sei più che sufficientemente autorizzato a essere un cavaliere senza le scartofie. Allora perché siamo andati a prenderle? Per sprecare. Ok, abbiamo nuove combo e cambio classe. Perché non ho cambiato classe? Sì che hai cambiato classe. Guardati i capelli, è pettinatura diversa. Ma a dire il vero, io ho il cappello. Sì, ora sembro più Yugi. Comunque, c'è un'altra novità perché usiamo questo bauletto della promozione. Ecco, sono bellissima. Eccoli. La divisa da cavaliere della spada. No, pensavo che è limitata. Da cowboy. Quanto dura? 10 giorni. Fighissima la spada. Quella dannata spada, non la voglio. Questi gravitoni mi bastano e avanzano. Ok, Rumpel, sei orribile. E comunque non saremo noi gli unici a evolverci, ma si evolverà anche Tomme, il pet. Tomme. Che adesso è diventato un baby poru. Le sue skill sono lanciare il biberon e incoraggiamento. Corpo naturale. Ah, questa credo che sia una passiva. Ok, cambiamo anche area. Andiamo.
Perché oggi cambiamo tante cose, signori. Sì, stanno succedendo un sacco di cose in questa parte. Allora, io decido di non mettermi quella gonna gigantesca, perché sennò le copre tutte le gambe. No, no, mettila, mettila. Perché? Che? Chi? Okay, Lord ora... Robo? Intendi il dominatore di Elder? Giusto? No. C'erano delle strane dicerie sul suo conto. Ma perché me lo chiedi? È successo qualcosa? Quanto è brutto. Ah, capisco. Chi ingaggia dei banditi per rubare i frammenti di Eldritch dai villaggi perde automaticamente il suo diritto a chiamarsi Lord. Ad ogni modo, non ci sono prove che attestino che è fuggito da questa parte. Hai delle prove in merito? Sì, i miei biscotti. Non mangiare durante la registrazione. Oh, ok. Sarebbe ottimo se riuscissi a trovare delle prove che indichino dove si sia nascosto. Stiamo rantolando nel buio. No. Dungeon. Ok. Dobbiamo fare la via dei draghi. Possiamo andare. La via dei draghi? Via dei draghi. Che ve ne pare del completino? Aspetta, vediamo un secondo che voglio vedere che cosa vendono nei negozi. Aspetta un secondo, no, chi è tipo? Oh mio Dio, è orribile! È orribile! Perché è tanto simpatico? L'alchimista è orribile! È brutto! Via! No, non è brutto! Aiuto! Oh, missioni nuove? Ah, già, è vero che devo parlare con lei per completare una missione? Ah, cosa diavolo ci fai qua? Ti sei teletrasportata con tutto il podio? Ok, completo questa quest. Belden non risponde. Parla con Lynn. Chi cacchio è Lynn? Quella. Quella no. Di prima. Ah. Sarà da un'altra parte allora. Sì, io sto cercando di salire sul canyon ma non ce la faccio. Fuck. Oh, c'è la bacheca qua. Vediamo se c'è qualche missione nuova. Wow. Giusto qualcosina, eh. Vediamo. Vediamo. Skill. Formazione di base. Ho visto quante diavolo di quest c'erano. Cioè, giusto qualcosina. No, immaginavo che c'erano tipo 5 o 6 nuove, non più di tante. Invece, avremo un bel po' di cose da fare. Via dei draghi, minimo difficile, ok. Via dei draghi, minimo normale. Elin si è incacchiata. La bellezza degli scorpioni, cugino degli scorpioni, non la vedi. Ciaccia! Oddio, Ciaccia è anche qui? Ciaccia? Dov'è Ciaccia? Aspetta. La missione dungeon. Aspetta. Quella che dice dungeon cactus pungenti? Sì. Oh mio Dio, e questo chi è? Ciaccia, va! Richard! È il tipo. È il fratello di William. Anzi, è William Dumas. Oddio, sbatte anche le palpebre. Oh my god. C'è Toma. Toma? Sì. Chi è? Un ragazzino. Ah, Tana, ce ne posso accettare 10 quest al minimo. Vediamo tutte le quest che ho accettate, così mi butto via qualcuna che non posso. Questa di Echo. Io forse riesco ad accettarle tutte. No, io ho preso tutte quelle standard e basta, perché c'avevo già delle altre quest prima. Toma. Io dico riesco ad accettarle tutte, forse. Ho trovato quella di Toma. Cioè, ho trovato Toma. Cioè, ho visto Toma. Madonna, comunque c'è Toma. Punto. Ok. Rumpel, tu intanto accetta le missioni. Io devo togliermi qualche quest. Io devo andare a parlare con un tizio. Cioè, non è una quest. Voglio andare con un tizio. Voglio andare a parlare con un tizio che vende accessori. Perché, o comunque quello che vendono e basta, voglio vedere. Lo shopping si fa dopo. No, lo voglio fare ora. No. Gravitone Bezer. Oddio, perché tremava tutta? Gravitone Berserk, voglio vedere cos'è questo gravitone Berserk. Berserker forse. Berserk. Si chiama Berserk. Veste da biker. Anello. Dove ti trovi lì? Colpo critico. Oh, interessante. Ok, io sono riuscito ad accettarle tutte. Di sopra di scaglie di drago. Oddio, questo lo voglio. Se è qualcosa di drago che ha a che fare sì, con i però è un po' difficile da prendere. Lo spiegherò perché? Quando sarà il momento. Perché mi sono tipo bloccato in aria? Pozzo di armatura di livello 4 serve. Frammento riciclabile di armatura normale. Vabbè, metto in pausa e facciamo shopping allora. Sì. Allora, parliamo con lei per completare la missione. Senza di me qui crollerebbe tutto. Ah, ma parla anche. Oh, guarda. Non l'avevo notato. Tutti parlano. Io ho il volume del gioco basso. Per sentire voi.
C'è scritto mercato, avevo letto Metroid. Logico. Oh, trova il documento. Ah, questa me la ricordo. Vabbè, facciamola. Com'è la mia immagine sotto nella... nella cosa che non ho mai visto com'è. Chi è questo? Cos'è questo anello? Ok, possiamo andare. Oh, è Richard che vende le cose. Guarda, che dungeon dobbiamo fare, via dei draghi? Sì. Voglio assicurarmi di avere quante le missioni della via dei draghi. Devo rifiutarne qualcuno, un secondo. Dai, io vi aspetto in quella zona, che forse è anche la zona con una delle cose più epiche del mondo. Perché? Lo vedrete. Sei quella che penso io, ma forse è la prossima. Sai che sto facendo shopping anche se prima non lo stavo facendo. Muoviti. Sì, ma tanto ho comprato. Muoviti. Coda da diavolo, perfetto, perfetto. Questa la voglio comprare, punto. Adesso ho una coda anch'io. Ok, forse siamo nella zona giusta, forse. Ho finito di fare acquisti comunque, sto arrivando. No, non è la zona giusta, è la prossima. Sto arrivando, Jerak. Ci sono altre missioni? Laggando di brutto. Richard ha una voce troppo da gay, non lo voglio più sentire parlare, meno male che ho acquistato tutta solo la voce? Vabbè. Comunque ho messo F6 così, for the lose, torniamo normali. Aspetto, lasciamolo perdere. Bene. Perfetto, perché... Via dei draghi. Un secondo. No. Andiamo. Oh, il Raven. Questo è il Raven che ho io, fighissimo. Sto non ha più questa armatura. È un peccato che l'armatura la non rimane. Audio, video, tutto di Ellsworth. Non... Dove sei, Jerak? Che ti devo dire? No, giusto, c'è la mappa. C'è sulla mappa che c'è scritto. Esatto. Poi vi basta venire tutto a destra. Eccoti. Ok, yes. Soul, puoi già premere F8. Sì, ho una nuova code adesso, guarda. Ammirami. I gravitoni sembrano dei criceti, lo sai questo? I gravitoni sono figli in ogni caso. Ho visto passare qualcosa di strano. Cosa? Tipo, sembrava un Ellsworth con le ali da drago. Ah, beh, ma c'è l'accessorio, lo sai, no? Sì, ma era gigante, non mi ricordavo fossero così grandi. Rumpel! Cavolo ragazzi, sto veramente laggando troppo, forse dovrei riavviare Ellsworth. Ok, riavvia il gioco. Riesco praticamente a morire. Ok, iniziamo subito questo dungeon perché Soul deve andare. Ecco. Donna quanto è brutto sto tipo. Ah, è una lucertola. È come Ciacia. È come Ciacia? Il Ciacia di Ellsworth, non quel Ciacia. Perché esce fuori dallo schermo la scritta? Potevano spostarla leggermente più su? No. Sulla capacità di difesa del mostro stesso? Non so cos'è la capacità di difesa. Su giocarlo a schermo intero, ma è tutto più largo, quindi ritorno a finestra, perché sennò... C'è Rumpel, ovviamente. Io non posso giocare a schermo intero, altrimenti non posso registrare. Beh, puoi registrare con Fraz per registrare a fermo. Io uso Camtasia. Eh? Uso Camtasia per registrare. Lo so, ma dico... Solo 4 aree, dai. Mi sembra che per registrare a schermo intero usano Fraps la gente, diciamo. Stai registrando, vero? Certo che sto registrando. Sono contento del fatto che sembra che non stia laggando, eh. Bellina sta musica. Fa ancora lo schiaffo? Sì, sì. Soltanto che adesso è piena di spuntoni quando fa le cose. Ok, per ora, poi scade... Ma già dalla prossima parte, visto col ritmo con cui registriamo. Ma guarda che non è che scadono soltanto i vestiti, ma quando fa la mossa non è che scade. Ma lo schiaffo, scusa, credevo per il costume avesse tutti gli spuntoni. No. Oh, salve signor Sauro. Ho preso la pozione per impedirmi. Oh no. Perché non sono mai lì quando serve per impedirlo? Fammi Mario. Oddio. Ragazzi, la let's play è finita. Io la chiudo qui perché non ce la faccio più, sul serio. C'è un altro mostro. Cavolo, non ho il mana per il geyser di fuoco. Eccolo qua. Ho bisogno.
Smettila, Soul, non era una cosa così divertente. Non respiro adesso. Sì, ho bisogno di... Riprenditi. Non ridere. Di solito quando si dice a una persona di non ridere, quella si mette a ridere. Oddio, non avevo visto lo scoppio. Dipende anche da come lo si dice, naturalmente. Dimmi che sono ancora vivo. Dimmi che non sono morto. Beh, se continui a parlare e ti sento, credo che tu sia vivo. So cosa fare. Zata! Satan. No, Zata ho detto. Non ho capito cosa hai detto. Ho fatto un verso random. Zata! Uno scorpione. Oh, grazie per l'ananas. Mi abbraccia. Nozzata! Quello scorpione ha detto una cosa orribile, non la voglio nemmeno. Andiamo. Aiuto. La prossima. Scorpione ha detto ti abbraccerò e poi c'era un cuoricino di fianco. Siamo arrivati dal boss, perfetto. Scorpione, cioè, appena arriviamo alla porta. Ah, guarda, non devo perché ancora pedofilo? Andare adesso comunque, Jarek. Che hai detto? Non devi più andare? No, non è che non devo più andare, ancora devo aspettare che arrivino a prendermi, quindi. Ah, ok. C'è qualcuno qui? Sì, c'è un comodo. È un salvo. Ah! Di cui mi sto occupando io, di cui mi sono occupato. Meno io. Male quando che non ci sono i danni da caduta in questo gioco. Eh? Meno male che non ci sono i danni da caduta in questo gioco, perché altrimenti morirei. Ci sono i danni da caduta, guarda. Ok, guerriero Sauro, boss. Okay. Anzi, dual boss. Al boss? Sì. Ah, ce ne sono due. Già. Voi due siete gemelli, ma siete proprio brutti. Allora, dai, caricati. Come boss. Avete visto come quanta vita... Zada, ha colpito! Morto. Perak. Che c'è? Mi è tornata voglia di giocare a Crash Bandicoot 2. Gemelli, i rettili come vostri, i Komodo Brothers, ti offendi se ti dico che l'unico Crash Bandicoot che ho giocato è stato quello con i go-kart? Sì, mi offendo. Sì, voglio dire delle brutte cose che non posso non dire. Non mi è mai piaciuto come gioco, sinceramente, Crash Bandicoot. Ti ho ottenuto, wow. Hai ottenuto una cosa per lo sai che non mi piacciono i platform. Cioè, mi state dicendo Crash che ho ottenuto Bandicoot. Il drop raro per il Raven un'altra volta. Wow. Crash Bandicoot è un platform, giusto? Sì. Ok. Io ti voglio ammazzare, queste domande non si fanno. Cerak, madonna, quanto sei patetico se non hai giocato a nessun Crash Bandicoot. Ho giocato a quello per le macchine, che tra l'altro non mi sei piace. Sei patetico! Non mi piace sei i giochi patetico, per le macchine. Cioè, ok che io giocato, compenso ho giocato al picchiatura di mutanti, in compenso ho giocato a... Cosa? Cosa? Molto meglio quello delle macchine a questo punto. Comunque, in compenso ho giocato al picchiaduro di Tom e Jerry. Per PlayStation 1, quando ero bambino, c'era il picchiaduro di Tom e Jerry. E gli unici personaggi erano Tom e Jerry. Eh no, guarda. Non mi ricordo, forse c'era anche il cane, ma... Non lo so. Comunque, facciamo... Ah, già è vero, devo completare tutte le missioni. Ehi, patetico, Jerry. Oh, oh, questo perfetto, è un pezzo di robo numero 8 potrà diventare Overpower. Di cui mi parlavate? Eh? Bene, e come prova è sufficiente a dimostrare che Lord Robo si trova nelle vicinanze. D'accordo, lascia fare a me. Non appena avrò informazioni al riguardo, ti farò sapere. Allora, inventario. Ah, hai già visto le lucertole armate che si aggirano per la via dei draghi? Sono uomini sauri. Uomo sauri, che vivono già da tempo sulle catene montuose di Besma. Eh sì, in questo periodo si stanno verificando molti conflitti tra gli uomo sauri e gli abitanti del villaggio, che non si sentono... Ah, Soul sei salito di livello e mi hai oscurato la chat, non so cosa legge. Ok. No, non si sentono al sicuro... Sono uscito dal gruppo perché dovevo andare a fare un altro po' di chat. Ok, non si sentono al sicuro perché gli uomo sauri si stanno intrufolando sempre più nelle vicinanze delle loro case. Potresti controllare sin dove si sono effettivamente spinti? D'accordo? Via dei draghi minimo difficile. Aspettate un secondo che devo fare. Guarda che uscivo dal dungeon se me lo chiedevi, Ah, scusa.
posso anche comprare un lecca-lecca, fantastico. Ok, un'altra quest da fare. Perché l'hai detto per la cancelle? Che cos'è sto rumore? Hanno scaricato il cesso davanti a camera mia. Ah. No, in questo caso puoi evitare anche di rispondere. Basta. Cioè non è che ci interessi più di tanto. Ma 3 kill nei primi scusa. Non faccio il PvP. Beh, l'accetto comunque. Aspetta, dov'è che sei, Gera? Che così faccio? A destra della bacheca. Ok, ti ho visto. In stile cibi, ma ti ho visto. In stile cibi? Sì, perché quando sono lontani i personaggi si vedono in stile cibi. Ah. Sono, eccomi. Con un lecca-lecca in bocca, ok, sì. Non ti vedo. Ti sono davanti, Gerak. Non ci sei. Ti sono davanti. Non ci sei, da me non ci sei. Gerak, sei cieco. No, non sono cieco, non ci sei. Ma che cazzo? Rampel, tu mi vedi? Non ci sei, io non ti vedo. Ok, fantastico, siete tutti e due ciechi. O forse sei tu che sei scomparso? Io mi vedo e vedo anche voi due. Ci muoviamo? Io ti sto vedendo muovere. Allora seguimi. A sinistra. A sinistra. Questo adesso a destra. Ah, ora ti vedo. Ecco. È finito. Non invito chiedere, al gruppo. Non chiedere perché il lecca lecca. Ne avevo bisogno. Ok. Sei come Gaius. Dai, promette F8. Sensoul, essere paragonato a Gaius. Rampel, F8. Ah, giusto, F8. Difficile, perfetto. Ma poi vorrei sapere che diavolo di modo è di tenere un lecca-lecca, ce lo tiene per la punta. I gusti sono gusti. Robot Logic. Rampel Logic? Rampel ti si sente male. Di parte in parte ti si sente sempre peggio. Nell'ultima parte parlerai come... non lo so, Link. Esatto. Nelle parti extra invece sarai come Mario, non parli. It's me, Mario. It's me, Mario. No. Ok, 3 a 6. Io le considero 3, ma vabbè. Teoricamente cosa? Sarebbero 6 le aree. Le aree del dungeon, dico. Questo è saltato senza farsi male. Non ti preoccupare, rimedio subito. Ho provato a fare il uditore saltarci sopra, però non ce l'ha fatta. È caduto da solo, io non l'ho toccato. Ti ridurrò in cenere. Perché c'è? Ah, chi l'ha evocato? Ho comprato un guardiano robo dal dungeon. Io evoco Corurun, che sta già morendo. Io voglio evocare il foro malvagio. Io evoco guardiano robo. Guardiano sacrificando due mostri a caso. Dov'è il guardiano robo? Ah, l'avete evocato tutti tu. Ma l'avete ottenuto da qualche parte? Sì, dal castello di robo. Cioè sono l'unico che non l'ha ottenuto. Ma no, ma tipo sono loro che ti possono droppare la carta. Ah, quindi sono l'unico che non è riuscito, sì, ad averlo, ok. Sì, Gerak, perché tu fai schifo. Vogliono lavorare per i robo. Devo togliergli la maledizione. Meno male, mi è fallita. Adesso un lecca lecca gigante, però. Perché sei ingrandito il lecca lecca con tutta la testa? Perché non è un lecca lecca, è parte del tuo corpo. Ah, perfetto. Ok, adoro questa skill. Cioè, appena ne ho l'occasione la uso sempre. No, non mi vedo. Squame nemmeno, puzzolenti di uomo sauri. Ok. Quelle cose fanno schifo. No, sono solo puzzolenti. C'era scritto linfa visciosa. Io non ti dico cosa avevo letto. E io non lo voglio sapere. Ecco. Meglio. Anche se forse hai già capito, però no, evitiamo. Non credo di aver capito e non voglio chiedere. Al massimo te lo chiedo fuori schermo. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Esatto, una cassa. Ya, apri. Oh, pozione della crescita potere con la testa gigante. Aiuto. Non ridete di me.
Non ridete perché sono deforme. È da maleducato. Non rido perché sei deforme, io rido perché non riesci a salire. E c'è il tuo coso che vola, lo sai? Guarda che potevo morire perché se non riuscivo. Se durava di più, tipo iniziava a togliermi vita il gioco. Avrò più fortuna okay, stavolta. Finiamo questo dungeon e io devo andare però. Okay. Di nuovo? Cosa di nuovo? La testa. E di nuovo no! Aiuto! Ok, comodo, mi intratterrai mentre aspetto che mi si toglie la testona. Comodo, mi intratterrai morendo però. Oh, ok, ce l'ho fatta. E intanto li ho uccisi tutti io quelli. Beh, io non potevo raggiungerti. C'è Gerard che sta facendo, c'è Rampel che stava facendo una danza davanti alla porta. Oh, che massacro. Oh, che spreco. Non è uno spreco. Ho dei mostri enormi. Va bene, spreco anch'io allora. Se lo consideri uno spreco, non farlo. A me diverte. Anche a me diverte usare mosse Uber, però. No, a me diverte usarle contro nemici. Che appunto, tipo muoiono. Usare mosse Uber contro i nemici su cui non si dovrebbe usare. Poi ci sono i pro di Ellsworth che ci fanno. Ma non dovete combattere così. Chissà chi è. No, non parlo di nessuno in generale. Era una. Ok, siamo arrivati dal boss. Che bello. Facciamolo sconfiggere dai guardiani robot. No. Due contro due. I robot muoiono in mezzo secondo. No, saranno loro a morire. Ussuto! Ecco. Eccolo che riparte a fare versi a random. Tu sei quello che fa la vocina, non mi puoi criticare. Sì che posso. Addio. Uno l'ho ucciso. E l'altro l'ho ucciso io. Ok. Ma naturalmente i soldi li prendo tutti io. Vabbè. Ci dividono. Sì, lo io so. Io non lo so, io vedo lui che mi passa davanti e frega tutti i soldi. Oh, tutti sul piedistallo? Sì, e a Ivo che piace comunque abbracciare i gravitoni anche se cambiato. E adesso Rampel si abbraccia il bastone magico. Hai ottenuto grado S? Hai ottenuto il grado S? Io? Sì. Oh my god! Ho ottenuto il grado solo. Come cavolo hai fatto? Perché io sono solo, inizio con la S e quindi prendo il grado S. Oppure perché ho avuto tutto culo. Ecco, credo di sia questo. È più probabile quello, credo. Ok, facciamo questa. Ok, io completo la quest e poi vado. Sei tornato prima del previsto? Non sarai stato solamente fermo lì nei paraggi? Sono mi danni. Quei tizi ti sono, si sono proprio meritati una strigliata. Ora gli abitanti del villaggio potranno nuovamente dormire sonni tranquilli. Grazie per averci aiutato, ma ci sono delle novità. Gli uomosauri non hanno capito e si sono spinti fino all'ingresso del villaggio. Gli abitanti sono spaventati e non hanno il coraggio di andare nel circondaio di Besma. Io voglio quella pettinatura. Il testimone mi ha detto di aver visto un uomo sauro che sembrerebbe essere il capo. Per favore, caccialo via in modo che anche gli altri non si avvicinino più al nostro villaggio. Guerriero sauro. Minimo difficile. Wow. Pensavo di dover fare minimo esperto, vabbè. Io voglio quella pettinatura di Yves perché non la posso prendere. Quale? Una con le treccine rosa. Ah, ok. Perché quella cosa di Diavolo mi farebbe uno dei miei personaggi preferiti in tutti gli anime che abbia mai visto. Questo non è un lo so, beh, ma la grafica è in stile anime. Vabbè. E c'è il manga di Ellsworth. Appunto, c'è il manga. Figo. Anche se il manga è orribile. Fa ridere, però non mi piace. In effetti non è il massimo. Ok, io ecco qua. Vado. Ok, ciao Sol. Okay. Voi continuate il dungeon oppure continuate la prossima volta quando ci sono io? Continuiamo domani. Va bene. Ciao gente, anche vado anche io per. Cioè vado anche io. Beh, non salutare adesso perché poi dovrei risalutare nella domani. Ah giusto. Vabbè, allora ci vediamo tra qualche secondo. Ok. Ok.
Io finisco di... Oh, Ciaccia vuole del miele selvatico. Va bene. Saul, okay. Non ho finito di registrare. Ti si sente che mangi. Non ti affogare, eh. Wow, wow. Ok, perfetto. Bene. Andiamo a fare il dungeon esperto. Saul, mi dispiace, devo separarti dal tuo amore. Ma non so nemmeno chi è. Sì, perché mentre aspettavamo, un tizio ci ha provato con Saul. Regi, se stai vedendo questo video, ammazzalo. A tutti e due, magari. Al tizio e a Saul. No, la morte non è la funzione. Non ho più paura di chi fosse. Era il giro 13. Io pensavo che stessi chiedendo a qualcun altro. Pensavo che stessi chiedendo a un'arena che aveva davanti, non me. E io non lo conosco nemmeno. Non ci ho fatto una missione con lui. Non... È stato amore a prima vista. Un colpo di fulmine. Ho paura. Si è innamorato del lecca lecca che hai in bocca. Adesso ho portato a livello 5 il geyser di fuoco. Sono immortale, sono invincibile. What the? Appena... Ho portato il buco nero a livello 5, quindi anch'io sono invincibile. No, il buco nero è Uber. Invece il geyser di fuoco è figo e basta. Il geyser di fuoco è ancora più Uber. Forse, ma il geyser di fuoco è figo, punto. Adesso spero soltanto che quel tipo non mi venga pure a chiedere nella chat privata. Ti chiede l'amicizia e poi ti chiede... Diventiamo più che amici, ti prego. Ma non conosco nemmeno, questo è il problema. Non è che tipo ho fatto una missione con lui o cose del genere. Cioè, a random, così, non sapevo nemmeno che stessi parlando con me. Trappola! Mi ha beccato in pieno, perfetto. Peccato che non l'ho potuto vedere. Oh, sono avvelenato? Ok. Oh, no, mi ha... Ok, secondo tentativo. Oh, stata! Oh, abbiamo usato una doppia tecnica. Cioè, abbiamo una mossa Uber quando non serviva, però vabbè. Abbiamo usato una mossa Uber contemporaneamente. Aia! Com'è che Rumpel non è finito nello spazio quando l'ha colpito? Boh. Chissà. Rumpel, mi senti? Sì. Ok, non parli mai. Oddio, oh, benvenuto non il far tizio. Oddio, sono diventato gigante. Dannazione. Non parlate contemporaneamente. Dicevi, Rumpel? Non voglio far capire al pubblico che io sono, non possiamo sentirci. Ma... Oddio, non l'avevo visto. Ok, è vero, perché Rumpel ha problemi con Skype, quindi lui è collegato su TS. Soul non ha TS, quindi lui è collegato con Skype. Io sono stato appena speronato da un... coso? Non so che... da uno scorpione treno. Io fino a qualche minuto fa non sapevo che cosa rispondere a un tipo. Comunque, in pratica lui... Ha provato a dirgli Gerak. No, meglio di no, lasciamo perdere. Non vi dico neanche cosa avete capito. Dire altro che meno male che meno male che comunque il problema è che io ho aperto sia Skype che TS contemporaneamente, più Elsword e internet vario. Quindi diciamo che non sono al massimo della connessione in questo momento. Che cosa è esploso? Buco nero. Ah, perché buco nero esplode? Sì, alla fine, prima li risucchi e poi fa un'esplosione. Ah, ho capito. Cioè che li sbalza. Aspetta, aspetta, ho un'idea. Vabbè, ma l'avevo già ucciso quello. Lo sai che mi piace sprecare questa mossa. Ah, ce n'è un altro. Eh no, eh. Eh no, eh. Avevo trovato tutto per me. Quante aree ci mancano? L'unica cosa che spero in questo... Non lo so. L'unica cosa che spero in questo momento è che quel tizio non stesse guardando questi video, perché... Magari li guarderà, che cosa ne so. Era. Sì? Help me. Di che gusto è il tuo lecca lecca? Di che gusto è lecca lecca che hai in bocca? Soul? Menta. 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 Ah.
Anche se è rosa, ma comunque sa di mente. Il mio è la fragola. Perché mi è venuta la testa? Perché avete un lecca-lecca in bocca? Perché è buono. Non è un buon motivo. È un accessorio, Gerak. Sì, ok, ma dove l'avete trovato? Al negozio del gay. Ah, l'avete comprato? Sì. Ti ricordi quando che sono andato a fare shopping? Ho comprato la coda da diavolo, ho comprato il fiocchetto che ho sul braccio e... Ah, ok, io non ho comprato assolutamente nulla. Perché tu hai detto, niente shopping. Ma volevo andare velocemente. Lo sai che riusciamo a registrare poco? Se perdiamo pure tempo... Oh, un massacro stiamo facendo. Parlando di amore, c'era un tizio prima che aveva scritto cerco fidanzato e poi ha scritto anche... E poi aveva scritto bene, vorrei che ho trovato la... Vorrei che ho avuto la vostra attenzione, chi è che mi compra una cosa? Chi è che mi vende? No, è lei che... Lui che compra... Che vendeva, vabbè. Dicevi, Rumpel? Non ti conviene avere anche tu un lecca-lecca? No, non lo voglio. Cosa detto? Sto benissimo. Già adesso siamo lecca-lecca. Con te saremo in tre. Ma io non sono una girl e tu nemmeno in teoria. Le gare non servono a niente. In teoria. Perché in pratica il suo personaggio è una ragazza. Nel tuo caso non è che tu secondo me magari neanche in teoria è così. Yazzata. Ho fatto un po' di strada inutile così a caso. Ma che saltello. Oh, re scorpione. Ah, io avevo quello naso. Questo qua non può niente. C'è il re scorpione Nasoth. Eh? C'è il re scorpione Nasoth. Lo so, ma infatti l'avevo come carta. Non ti ricordo? Sì, me lo ricordo. Era epico. Era Uber. E valeva 4 milioni. Eh? Valeva 4 milioni, potevi venderlo. Qualcuno me l'avesse detto prima che si potevano vendere le carte. Io pensavo che fossero oggetti che non si potevano vendere nemmeno. Io pensavo fossero oggetti evento, che una volta li usi e finisce l'evento non ce li hai più. Invece no, a quanto pare è una meccanica proprio del gioco che è stata introdotta. No, io pensavo che fossero tipo, cioè tipo gli oggetti Avatar che non li puoi vendere. Ramp, lo sai che bisogna prima uccidere tutti e poi il mini boss? Sì, ma infatti li abbiamo uccisi tutti e poi io ne vedevo uno ancora vivo. Ma infatti era ancora vivo, ma era quasi morto, quindi te l'ho lasciato. Dai, voi sconfiggetelo e poi io faccio la mia mossa per distruggere la porta. Perfetto. Come sprecare mane, Nelson? Azzata! Idiota, dopo c'è il boss! Nah. C'è un'altra area, no? No, non c'è un'altra area. E vabbè, fa niente. Sono Super Saiyan. Vabbè, io la mia di Uber. Anch'io. Avvicinateli, signore. Ok. Wow. E io... Aia, sono stato colpito dalla tua? Ah, no, non può colpirti la mia. Ma non c'è altra spiegazione. Muori. Uccisi tutti e due. Nessun problema, visto? Ho aperto una porta in modo epico. Sì, contando che la metà della loro vita di tutti e due l'ho tolta io. Non ti vantare. C'è un sasso che mi copre. Adesso spero soltanto di non ritrovare quel tipo di prima. Sì, ti sta aspettando. S più, ma che cacchio. This because I'm amazing. Ok. Come fa? Non ho mai ottenuto S più in vita mia in questo gioco. Perché io sono fantastico. Ok, termino le quest. Dimmi. Io quasi quasi non ho voglia di uscire da questo. Sei un cheater, Soul. Perché? Non sono. Perché lo dice Rumpel. Ottimo lavoro! Anche i nostri addetti alla sicurezza si sono dati da fare e hanno cacciato i restanti uomosauri. Che creature insistenti! Ma grazie a te non c'era rimasto tanto da fare. Sembri molto più capace dei tizi di Elder. Ah! Devo spiegarti ancora qualcosa. Gli uomini e gli uomosauri di Besma sono sempre stati buoni amici, ma negli ultimi tempi ci attaccano senza motivo. Sono diventati talmente aggressivi che è diventato impossibile parlarci. Prima non erano così. Ho sentito dire che gli uomosauri si sono stabiliti nelle parti del lago di Besma. È una buona occasione per dare uno sguardo.
Vai al lago di Besma e tenta di scoprire cosa stiano tramando gli uomosauri. D'accordo. Vogliamo continuare oppure facciamo la prossima volta? Con il problema di Skype. Ok, è meglio fare la prossima volta, giusto? Sì, mostro soltanto tutti i dialoghi, prendo magari le missioni. Aspetta, ne devo finire altre di queste? No, le ho già finite tutte. Dimmi perché? Perché occupi lo spazio, Soul? Ok. Ma? Occupo lo spazio? Sì. Quale ho ottenuto spazio? Un po' di granate. Quale spazio occupo? Lo vedrai nel video. Ma che cazzo? È perché sono uscito dal gruppo? Forse. Forse. Ti ho scoperto, Jerax, stai zitto. Esci dal dungeon. Vediamo se c'è qualche missione da accettare. Nessuna. Io sto andando in giro, quel tipo mi sembra. Perfetto, sia, questa ma... era la nona parte di Ellsworth e... ci vediamo con la prossima con un avvoltoio psicopatico dietro di noi. Sembra che quel tipo non ci sia, ma le apparenze... E si è trasformato in un avvoltoio, secondo me, è lui. Secondo me si è trasformato in rampe. Ok, ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti. Per prendermi da dietro. Allora, Soul, saluta e finiscila, ti prego. Ciao. Rampe. Ciao. Ciao a tutti.